Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Siamo ritornati su Pokémon Giallo e questo è l'ottavo episodio. Dove eravamo rimasti? Siamo arrivati qui all'Avandoni e poi ci siamo fermati. Prima di iniziare, se volete supportarmi iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Bene, adesso facciamo una veloce esplorazione di Avandoni e poi andiamo alla torre Pokémon. Questa è la casa di Mr. Fuji. Centro Pokémon volontario di Avandonia. Lui che ci dice? Questa città è nota come il cimitero dei Pokémon. I funerali si celebrano nella torre Pokémon. È strano, Mr. Fuji non è qui, dov'è? È stato rapito e presto lo troveremo, tra qualche episodio. Questa sarebbe la casa di Mr. Fuji, che cara persona. Si prende cura dei Pokémon orfani e abbandonati. Qui abbiamo uno Psyduck. E qui un Nidorino, vero? Sì. Che poi tra l'altro Nidorino è viola, quindi ci sta benissimo in questa location. Chissà se la cosa non è casuale. Lui che ci dice? Salve, sono il giudice onomastico. Vuoi che valuti i soprannomi dei tuoi Pokémon? No, perché non ho dato nessun soprannome. Bene, vieni pure quando vuoi. Odio quei terribili Rocket. La povera madre di Cubone. L'hanno uccisa mentre fuggiva dai Rocket. Lui è Cubone. Il povero Cubone. Adesso ce ne andiamo qui dentro, leggiamo il cartello. La nuova spettro sonda rende visibile l'invisibile, Sylph SPA. E la prenderemo tra un paio di episodi, credo. Torre Pokémon, che le anime dei Pokémon riposino in pace. Ed eccoci qua, infatti è un'atmosfera un po' tetra. Prego per il mio Clefairy. Non faccio che piangere. Sei venuto a rendere omaggio? Che bel gesto. Il mio Growlithe, perché sei morto? La torre Pokémon fu eretta in memoria dei Pokémon scomparsi. Sono una medium, ci sono spiriti molto inquieti. Qui sopra invece non c'è nulla, vero? C'è qualche altro NPG? No, non c'è nessuno. Con questo ci abbiamo parlato, vero? Sì. Allora voglio mettere Pikachu davanti perché ora affronteremo il rivale. A parte vabbè, va bene anche Nidoking, tanto è fortissimo. Ed eccolo qui. Bene, Firov. Allora, io direi di partire con Incornata. Tanto non mi fa niente, vero? Infatti. Perfetto. Shelter, sì, tengo Nidoking. Facciamo sempre Incornata. Dobbiamo stare attenti, eh. Merda. Allora, aspetta, facciamo così a questo punto. Non voglio rischiare. Perfetto. Ancora non passa il 29. Vulpix, no, non cambio Pokémon. Siamo movimento sismico. E poi Incornata. Scusate. Qui usiamo sempre Incornata. 29 per Nidoking. E Ivi, doppio calcio. Molto bene. L'abbiamo sfondato, loser. Dacci gli sordi. E alla prossima.
Adesso dobbiamo anche curare Nidoking. Non vorrei sprecare un'altra pozione. Vediamo un po'. A parte che qui Nidoking non serve a molto, quindi io direi di mettere Wartortle davanti. Non possiamo usare nessuna mossa contro gli spettri. Sì, sono tornato indietro. Dobbiamo andare da questa parte. Non siamo riusciti a identificare gli spettri. Ci vorrebbe un aspetto sonda. E già. Vedete? Appare spettro. Ma non possiamo fare nulla. Possiamo solo fuggire. Lì c'è uno strumento. Vabbè, affrontiamo prima lei. Ghastly. Bolla, raggio. Molto bene. Vediamo un po' cos'è. Ottima. Mi sembra che i repellenti qui non funzionano. Però ci provo lo stesso. Un altro Ghastly. Molto bene. Grande Wartortle. Diamogli una super pozione perché vedo che come dà vita non è molto semplice. Mi raccomando, non usate mai morso qui, perché in prima gen è di tipo normale, non tipo buio. Questa cosa l'avevo detta anche nello scorso episodio, però ve la ridico in caso non avete visto lo scorso episodio. Perfetto, livello 30. Bolla e ciaone. Allora, vediamo un po' adesso. Livello... sono tutti a livello 30, quindi terrei ancora un po' Wartortle. Elisir, scusate se ho velocizzato, non vi ho fatto vedere lo strumento. Tocca stare attenti. Ma il repellente... ah, ok, era finito. Qui c'è uno strumento. Oddio, che palle sta cosa. Devo, mi sa che devo tornare per forza indietro. Allora, faccio un taglio e ci rivediamo qua. Ok, ragazzi, eccoci qua. Ho posato degli strumenti. E ho venduto anche qualcosa. Lì c'è un altro strumento. PS su. Magari questo lo do a qualcuno. Questa ci sfida. Meno male che non siamo... che non ci stiamo colpendo. Qui c'è qualcosa. Fatemi vedere bene. No, non c'è niente. Possiamo andare avanti. Qui c'è anche infatti la zona bianca che ci cura. Perfetto. Affrontiamo pure lei e poi uso un altro repellente. Hunter è bellissimo, ragazzi. E ovviamente resiste di più di Ghastly. Ah, non c'ho più, vabbè. Merda, merda. Vedi, ho posato un etere. Avevo detto che tanto non mi serviva, così ho pensato. E invece adesso mi sarebbe servito. Al 31. Non mi interessa, ritirata. Ok. Adesso lo posiamo, perché non ho voglia di sprecare altre pozioni. Che mette? Metto Pikachu, dai. A parte no, c'è sta la zona bianca, ho detto, quindi... ma infatti, ragazzi, posso ancora usarlo perché io vado qua dentro. Infatti, bolla raggio. Perfetto, strumento. Non ho visto cos'è, mannaggia a me, o quando velocizzo. Etere max, forse. O pepita, vabbè.
No, vabbè. Usiamo Ivisaur, frustata. Ciao. Vabbè, torniamo qua dentro. Ok, adesso facciamo il giro. Scusate se sentite dei rumori esterni, però non ci posso fare niente. Questo è l'ultimo. No, qua siamo stati prima, quindi ho sbagliato. Infatti, devo andare da questa parte. Quindi devo fare, sì, di qua il giro. Oh, neanche il tempo che è finito già appare un selvatico. No, che antiparalisi. Quanti punti danno però, ragazzi? Veramente tanti. Sì, mi sono sbagliato. Che merda, oh. Che merda. Vabbè, dai, fulmine. Molto bene, adesso torniamo un attimo alla zona, quella bianca. Quanto è comoda però averla così vicino. Strumento. Precisione X. Sempre bolla raggio. Guardate quanto leva l'ombra notturna. Dai, adesso passiamo al 32. Ah, ne abbiamo una sola, perfetto. Vediamo quanto ci mette. 1209, altri... Sì, tre Pokémon. Un'altra caramella rara. A parte che sono finiti. Vabbè, ma ci stanno comunque quegli altri dei fuori. Allenatori. Fuori, intrusi. Non possiamo fare niente, ragazzi. Dobbiamo solo fuggire e poi usiamo una fune di fuga e torniamo fuori. Adesso curiamo la squadra. Molto bene, io volevo far passare Wartortle a livello 32 qui, visto che qua è pieno di allenatori, quindi credo che basti anche questa, eh. Adesso vediamo. Mi sa di no. Minimo un altro ce ne vuole. O forse altri due. Beh, questo facciamolo. Sì, perché voglio vedere anche i Pokémon che si trovano dentro quel percorso lì. 32, perfetto. Molto bene. Allora, adesso ritorniamo con Nidoking. Eh sì, dobbiamo metterlo qui, ragazzi. Taglio. Ok, Pidgey. Vabbè, io intanto lo batto uguale per prendere qualche puntarello. Sembra che qua si trova. Kadabra si trova. Cioè, qui si trova Kadabra, ragazzi. Io lo vorrei prendere. A livello poi 27. Cioè. Ma sti cazzi, cioè, sì, ha voglia. Braciere. Ok, sto faticato. Preso. Cioè, abbiamo preso Kadabra così. Non me lo ricordavo che si poteva trovare Kadabra qua. Cioè, sapevo che si trovava un Abra a livello 27, però che c'era proprio Kadabra non me lo ricordavo. Comunque, curiamo la squadra di nuovo. E poi vediamo un po' se i Pokémon sono finiti qua. Nel senso che si trovano sempre gli stessi. Ok, Jigglypuff lo sconfiggiamo per l'esperienza. Non è tantissimo, però sommato magari a tutte le volte che lo battiamo va bene. Abra al 15, ci dà poca esperienza, sì.
Rata dal 20. Quando passiamo al 30 qui, vediamo un po'. 678, ok. Possiamo passare qui, ma qui ci sono degli allenatori. Stavo premendo il tasto, invece bisogna mettere in pausa. E poi... quanti sono? Ok, questi ce li facciamo e poi interrompo, ragazzi. Guardate quanto è semplice. Livello 30. Molto bene. Sì, lo vorrei far arrivare fino almeno al 32 Nidoking e poi cambiare con gli altri. Anche se non penso che con questi allenatori qui passiamo di livello così facilmente. Però Nidorina dovrebbe darci tanti punti. Infatti. Rimane sempre a poco. Doppio calcio, tanto è normale. Infatti lo potevo usare pure prima. Perfetto. Questi sono finiti, lei l'abbiamo fatta. Ok. E qui ce ne sono altri, vero? Ma comunque se ce ne sono un po' di meno, ragazzi, io ve li faccio tutti. Ma sì. È rimasto... sì, questo è un altro, mi sembra. Molto bene. Poliwhir, siamo colpo. Tiè. Poi qui c'è una casa. E da qui andiamo ad Azzurropoli, vero? Sì. Dove possiamo prendere anche delle cose molto interessanti. Ah, ok. Io vorrei, sì, prendere quel sotterraneo perché voglio prendere... voglio vedere se si trova il sesto membro della squadra. Che ovviamente non vi dico chi è. Però... se mi ricordo bene si trova proprio in quel punto lì, quindi... allora, Nidoking 32, mettiamo Charmeleon. E facciamo così. Il prossimo è Pikachu e per ultimo... Ivysaur. Aspetta, qua però c'è una casa. Mi sa che qui non ci possiamo andare. Eh sì, che cosa è il tè? Che poi vabbè, il tè si prende qui ad Azzurropoli, eh. Però, vabbè. Lo prenderò nel prossimo episodio, semmai. Sì, perché nel prossimo episodio, ragazzi, andremo... cioè, adesso arriviamo ad Azzurropoli e poi ci fermiamo. Nel prossimo episodio faremo tante altre belle cose. Visiteremo il centro commerciale e affronteremo la palestra di Erika. Molto bene. Allora, vediamo un po'. Mi sa che il Pokémon che dico io non si trova qui. Ma che percorso sta? Cioè io mi ricordavo che stava qui. Ah, Pikachu è felice, meno male. Aspettate, intanto fatemi vedere le statistiche. Manca pochissimo, quindi... un altro Pokémon dovrebbe passare al 31. No, un altro. L'ultimo. Molto bene. E ragazzi, allora non lo so, sinceramente. Comunque, non ero neanche sicuro al 100% che avrei catturato quel Pokémon. Se l'avessi trovato subito, forse l'avevo già preso, però... a questo punto... rivaluterò le mie scelte. Adesso andiamo al centro Pokémon, ci curiamo e interrompiamo l'episodio. Tra l'altro devo posare la caramella rara che ho trovato, che quelle le voglio usare solo alla fine. Cioè alla fine magari le do all'ultimo Pokémon che catturerò. Dipende comunque a che livello sta. Ok,
Ragazzi, a questo punto ci fermiamo qui, ci vediamo nel prossimo episodio di Pokémon. Giallo, non mancate. Ciao ciao!